Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo di dark frame. Ma cos'è il dark frame? Il dark frame ci viene in aiuto quando stiamo realizzando delle lunghe esposizioni con la modalità bulb, modalità nella quale quando pigiamo il pulsante di scatto, lo specchio della reflex si alza e il sensore viene impressionato dalla luce fino a quando non rischiacciamo il pulsante della reflex. Oppure il pulsante del telecomando a scatto remoto, che è il metodo migliore per utilizzare la modalità bulb, se no rischiamo che la reflex si muova rovinando lo scatto. Bene, quando utilizziamo la modalità bulb, il sensore tende a riscaldarsi e ciò può provocare l'aumento del rumore digitale, ovvero la comparsa di tutti quei puntini blu, rossi, verdi. Ce l'avete presente, no? E questo anche se utilizziamo basse sensibilità ISO. Per ovviare a questo problema, le fotocamere hanno una funzione di riduzione di rumore sulle lunghe esposizioni. Bene, allora, cosa prevede questa funzione? Quando eseguiamo una fotografia con tempi di posa più lunghi di un secondo, non appena termina l'esposizione, la fotocamera scatta un'altra foto con lo stesso tempo di esposizione, ma questa volta con l'otturatore chiuso. E viene così creato un fotogramma nero, appunto il dark frame, che contiene per cui solo il rumore digitale. A questo punto il software della fotocamera sottrae il rumore digitale utilizzando il dark frame appena creato. Per questo motivo, quando questa funzione è attiva, beh, la fotocamera sarà inattiva per un tempo identico a quello di esposizione. Ed è importante conoscere questa funzione perché io, quando ero alle prime armi e utilizzavo la modalità bulb e questa funzione di riduzione rumore su lunghe esposizioni era attiva, pensavo di avere la reflex difettosa, per cui controllate sempre che questa funzione sia o meno attiva, a seconda di quello che volete ottenere. Ragazzi, il video si conclude qui, spero di aver fatto chiarezza sul dark frame e se non sapevate l'esistenza di questa funzione, vi consiglio di utilizzarla nelle situazioni che la richiedono. E come sempre, grazie della visione, delle iscrizioni e di tutti i commenti che mi lasciate, vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!